faccio vedere la prima ricetta del progetto Natale Veg, quindi la ricetta per la colazione di Natale, e si tratta di una cioccolata calda servita in una tazza di pasta frolla. Noi abbiamo chiamato questa ricetta cioccolata in tazza mangia tutto, perché poi vi mangerete appunto tutto quanto anche la tazza. Se non sapete che cos'è Natale Veg, io vi metto il link del video dove ne parlavo qua accanto a me, anche nell'info box. In pratica è un progetto fatto in collaborazione con tantissimi youtuber italiani, dove ognuno di loro farà vedere una ricetta vegan, veg appunto, natalizia. Io vi invito a vedere tutti quanti i loro video, li troverete nella playlist alla fine del video, ci sarà l'end card con tutti quanti i loro nomi e anche i loro video. Quindi è una bella iniziativa, io spero che tutti quanti guarderete tanti video e avrete tante belle idee, magari se poi fate qualcosa ci mandate le foto come al solito. Per prima cosa ci andiamo a stendere la nostra pasta frolla, che avrà riposato e avremo impastato a mano pochi minuti per renderla di nuovo morbida. E adesso possiamo ricoprire con della carta stagnola le ciotoline che abbiamo scelto. Adagiamo sopra la ciotola la nostra pasta frolla e tagliamo a filo. Cerchiamo di sagomarla quanto meglio possibile. E poi andremo a togliere l'eccesso proprio a filo della ciotola. Adesso possiamo iniziare a pensare al coperchio, quindi ci stendiamo un altro po' di pasta frolla e andiamo questa volta a ricavarne un disco un po' più grande. Noi l'abbiamo fatto 4 cm più grande del diametro della tazza, però tutte le dimensioni ce le avrete nel box delle informazioni. Quindi lo andiamo a ritagliare bene e possiamo fare il manico del coperchio. Noi facciamo una trecciolina, se volete potete fare anche una cosa più semplice con un cordoncino. Un pochino di acqua sul coperchio e attacchiamo il nostro manico. Adesso per mantenerlo sollevato ci mettiamo un pochino di carta stagnola all'interno. Inforniamo a 175 gradi. Quando le nostre tazze, i nostri coperchi saranno pronti, li facciamo raffreddare pochi minuti e poi delicatamente andremo a togliere le ciotole. Le tazze hanno cotto circa 25 minuti, i coperchi invece 20. Adesso che saranno ben freddi e possiamo quindi maneggiarli con sicurezza, ci passiamo sul bordo del coperchio un pochino di cioccolato fondente, sciolto, e poi granella di nocciola. Andiamo proprio a rotolare il coperchio sia nel cioccolato che nella granella e li facciamo raffreddare. Le tazze le potete preparare in anticipo, ad esempio la sera prima come abbiamo fatto noi. In questo modo andrete a fare alla fine soltanto la cioccolata, quindi la andrete a mettere all'ultimo, anche perché se la mettete prima poi le tazze potrebbero rovinarsi. Per la cioccolata vi servirà del latte vegetale, noi abbiamo utilizzato quello di soia, cacao amaro in polvere, farina e zucchero di canna. Quindi mescoliamo insieme gli ingredienti secchi e aggiungiamo pochissimo alla volta un po' di latte. Mettetene proprio poco per volta, così non si faranno grumi. Quando tutto quanto sarà liscio e omogeneo potete finire a mettere il latte. Mescoliamo bene e possiamo mettere sul fuoco. Sempre mescolando facciamo arrivare a bollore. Vedrete che si addenserà in pochi minuti. Ok, la cioccolata è pronta e possiamo versarla nella nostra tazza. Chiudiamo con il coperchio. E voilà! Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, guardatevi anche tutti quanti gli altri video degli altri ragazzi e le ricette verranno caricate da qui a Natale. Un bacio e alla prossima, ciao!